Viale Trieste, Viale Trento, Viale Marconi e Via della Repubblica, partendo da Piazzale D'Annunzio. Mettendoli in fila sono più di 6,5 km, sui quali sono stati piazzati 600 ambulanti, 30 produttori di prodotti tipici e 60 espositori di artigianato e curiosità, oltre ad una esposizione campionaria di aziende provenienti da ogni parte d'Italia. Con una scelta così ampia a disposizione si può acquistare di tutto, dai prodotti per la casa o, in vista dell'inverno, acquistare in anteprima abbigliamento a buon prezzo, ma poi alla fine si cade nel più classico degli acquisti. Io ho comprato le scarpe a mio marito, e calzetti e mutande. Ecco, classici, si trovano buoni prezzi? Ci vediamo su, sì, sì molto. Sì, stasera vi vedete. Oh, sarà contento mio marito, dirà guarda mia moglie in televisione. In più mi ha comprato anche le scarpe. Gli ho comprato anche le scarpe. Quindi doppio regalo. Doppio regalo. Come in altre fiere, poi si viene anche senza avere idee ben precise e ci si affida all'istinto dell'ultimo minuto. È l'occasione buona per fare le compere che magari durante l'anno non si ha il modo di fare. Ecco proprio, si trova qualcosa di più speciale, siamo in una comitiva molto allegra. Allegri? Cioè, l'allegria cioè, accompagna, aiuta. Certo, aiuta. Siamo venuti a fare un giretto, la fiera come di tradizione, e adesso facciamo due pari. È obbligatorio, ci vuole, insomma, non è di buon auspicio. Di buon auspicio. La giornata è bella, quindi in fine estate, insomma, esatto. Qualche... ci sta bene ancora. Sta bene, ma qual è la novità della fiera? Se l'avete trovata? Ancora non ho capito qual è. Sto cercando. Adesso facciamo un giro e vediamo di scoprirla, insomma. Ma alla fine gira che ti rigira, anche qui tra grattugie tutto fare e doccini con le bollicine, la novità si porta via, a meno che non incappiate nella bancarella più strampalata della fiera. Si trovano anche articoli particolari come da voi, vintage, certo, divise, sì, è un genere che remake, tira, come remake. No. Prodotti originali introvabili, noi siamo specializzati su quel settore lì. Non... E la fiera di San Nicola è un'opportunità per... Certo, anche per farsi conoscere, perché magari chi non conosce la nostra attività, il nostro know-how, tutte le cose diciamo, che ricerchiamo in giro per il mondo. E poi rivendete. Certo.